benvenuti al Museo Civico del Torrione Giovanni Maltese. Siamo lieti di presentare questa nuova esposizione, Canadian Invasion, è un evento che ha messo un ponte tra il vecchio mondo e il nuovo mondo. Siamo contenti, siamo felici di ospitare nazionalità diverse, provenienze diverse, culture diverse, perché alla fine tutto quello che è indirizzato verso l'arte ci fa crescere, ci fa evolvere. E noi siamo nella casa di un artista, di Giovanni Maltese, che dal 1884 al 1913 dimorò al primo piano e eresse questo torrione non solo a sua dimora, ma anche a suo atelier. Quindi l'arte è di casa. La torre è una torre medievale che ne ha viste di cotte e di crude nei suoi 600 anni di vita, e non può mancare, non possono mancare artisti d'oltreoceano. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno profuso energie affinché si possa fare questo evento. È uno dei tanti eventi che ci rende orgogliosi di avere la sala mostre fruibile, la sala mostre a disposizione dell'arte per l'arte. Noi abbiamo impostato da 6 anni a questa parte le nostre esposizioni non come casa d'aste o galleria, ma come luogo espositivo per poter godere della bella arte, e questa è una cosa bellissima. Io non voglio essere troppo lungo, do la parola al capo curatore della mostra, l'architetto Mangiarotti, che ha seguito e ha ideato con i suoi collaboratori questa esposizione. Grazie. Bravo. Buonasera, questa era la mostra, si chiama Canadian Invasion, come ha detto il direttore, è la prima rappresentazione che facciamo in Italia di questa mostra, che ovviamente propone una proposizione culturale su quello che succede in Canada a livello ovviamente culturale. La mostra si organizza in quattro settori diversi: l'arte visiva, che sarà in questa occasione a Forio, sarà qui al Torrione, ed è la mostra che vedremo tra un attimo. Poi c'è una sezione di video art a Giardini Ravino, dove ci sono ancora 6 quadri ancora di arte visiva, e poi c'è una sezione di performance, dove abbiamo oggi un performance con noi che farà tra breve una dei suoi lavori artistici, e l'ultima sezione è quella di film. Verranno presentati 14 film di direttori canadesi inediti in Italia, e questa cosa comincerà il 6 di maggio. Io vorrei ringraziare, adesso vi dico di tutto, vorrei ringraziare Joyce Yehuda, che è questa signora, per cortesia vieni, che è la curatrice abbiamo 2 curatori addizionali, che sono quelli che poi con i quali tutti insieme abbiamo fatto la cosa. E poi c'è un altro curatore, che è Emmett Walsh, che è quello che si occupa del film, e che incontreremo il 6 del prossimo mese con l'edizione del film. Questa mostra è una mostra che ha un seguito, cioè saremo a Milano alla fine del mese di maggio alla Fabbrica del Vapore, e a Napoli il prossimo anno, e poi ci sono altri appuntamenti di cui sarete al corrente, vi terrò al corrente. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, vorrei ringraziare specialmente l'attaché culturale canadese, l'ambasciata canadese, che è questa signora, venga prego, la signora Abate, che ci onora della sua presenza stasera. E poi vorrei dare spazio a Guillaume Plouf, che è il nostro performer, che farà una performance per noi stasera in questo spazio.
Vi ringrazio molto e spero vi divertite. Je vais travailler avec vous. I'll be working with you. Con voi. Peut-être. Est-ce que tu veux traduire? No, lui traduce, quel signore lì con la camicia azzurra, lui è un esperto francesista. Ah, wow. Ici, la corde de bateau. La corde avec des sonares. Si, si. Et comme les bateaux qu'on a ici derrière vous. Come tutte le navi che voi state guardando. Le molo. Molo. Si. Molo del porto. Voilà. Et pendant que j'étais ici, les quelques jours, deux jours et demi, trois jours, j'ai observé les bateaux et les pêcheurs, pescatori. Ça ici, on peut l'appeler pomme de Toulin ou point de singe. Le point de singe. Je voulais juste que, ensemble, vous puissiez aussi prendre le temps de sentir. Sentir. De la corde naturelle. Vous les sentez? Une odeur toute naturelle. Naturale. Un peu comme les champs. Alors, c'est simple, c'est ce que vous voulez. Donc, nous pouvons donner une interprétation particulière et personnelle. Exact. Ha detto che lui di questo non ha una simbologia. Ognuno di noi può dare un'interpretazione personale di questo. Maintenant, je vais mettre en scène avec vous. Adesso, in questo momento, vi lo voglio mettere insieme a voi. Une légende locale. La gente locale. Leggende. Delle leggende locali. Voilà. Leggende. Oui. Il faut me regarder et vous aurez besoin de votre aide. C'est bon? Merci beaucoup. Un instant. Votare lo sport fisico. Il pacchetto già ricavo. La piazza sotto il terreno quindi da qualche fonte, mentre la performance da maciste lascia il tempo un po' tutto la piazza. Ecco un'altra sbattuta. Un po' scenata. La cima che tanto usata al mare, adesso genera un allievo. Ma il pugno di scimmia si raffina. Resta muto e silenzio. La piccola nave in balia del mostro marino. Oh.
poi il cavo stesso da tutto da lì fa tutto pure un cavo soltanto. Ecco, se parleva può darsi un po' di più. Fortuna, fortuna! Mais que veux-tu? J'arrive. A sorte, c'è stato una volta un signore che gli è stato trovato a un piscatore, dice così, ma fai un favore, e che vedrò Anna? Dice, tu mi devi pigliare e mi devi portare vicino a quella preta mezzo mare, io ti do 40 ducati, però a mezzanotte dobbiamo stare là, va bene. Allora Mochis, già quando fu nelle 11, si mettette a chiste un coppo canotte e lo portai direttamente là. Pigliarma arrivano, mezzanotte mancano quarta, a mezzanotte dinta città, dan, dan, da, a campana suonava l'ora e mezzanotte. Va chiesto signore, hai la voce, fortuna, fortuna, non risponde nessuno. Fortuna, fortuna, niente. Dopo un poco scendette una bella signorina, tutta allegra. Che è successo? Dicette che ella, mi raccomando, non mi mandate più soldi, io non tengo più adagio a mettere tutti questi soldi. Te ne mando tanti, che tante che adagio fa fugati in dei soldi, rispondette che ella. Ma madonna, dice tu piscatore, io tengo i figli miei che stanno tutti scherzi e noi di stanotte non vengo a chiedere pure la fortuna. Allora mo, is, invece se partì alle 11, partì alle 9 la sera e arriva là. Come arriva, aspetta, sentette la campana, dam, 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 le 11, dam, 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 mezzanotte. Fortuna, fortuna, niente. Fortuna, fortuna. Piglia a comparetti un vecchio brutto, caricetta. E che vai trovando? E mandami che cosa è sordo. Io sto morendo, tengo i figli miei, tutti quanti scherzi. Fa frite, non saccio manchi che ci ha già metto in colla. Tu hai guadagnato i 40 denari e 40 ducati, perché io stavo dormendo. Se non stavo dormendo, manca chi lo guadagnava.